Buongiorno a tutti. Arrivo, prendo il sacchetto dove ho i prodotti finiti del mese di agosto, che sono 5, anche se 2 in realtà li avete già visti e stravisti. Vabbè, comunque, infatti, vi parlo prima di quelli. Allora, finalmente, cioè dico finalmente perché era un po' che lo stavo usando, poi intervallando con altri, ho terminato il tonico della Essence My Skin. Cosa c'è dentro? Ai lici e mirtilli per tutti i tipi di pelle, che pensavo non contenesse alcol, invece da qualche parte ce l'ha, però abbastanza qui, abbastanza in fondo all'inci. Io mi ci sono trovata benissimo, è delicato, ha un profumo molto buono, fruttatino, costa poco, insomma io lo consiglio, mi è piaciuto molto. E penso che se in futuro rimarrò ancora senza tonico, senza il mio tonico della Lizurla, che è il mio preferito, lo comprerò ancora sicuramente. Poi un altro prodotto che ho terminato, balsamo ultra dolce della Garnier al latte di vaniglia. Ecco, questo è il vecchio al latte di vaniglia, adesso è diventato al latte di vaniglia e polpa di papaya. Io mi chiedo perché cambiare le cose quando vanno già bene, nel senso che il balsamo alla vaniglia dell'ultra dolce è sempre stato uno dei miei preferiti, perché è delicato, profumato, districa bene, lascia i capelli belli, profumati, districati ma leggeri. Avevo paura che non, che insomma fosse cambiato qualcosa. In realtà il profumo direi che è rimasto pressoché invariato, forse ha una nota di fondo più fruttata, però insomma il profumo base è ancora quello della vaniglia, e anche l'effetto mi sembra che sia identico a quello di prima, anche perché leggendo l'inci la papaya è qui, aiuto, qua, papaya, quindi chissà cosa ci fa questo estratto di papaya all'interno di questo balsamo, cioè gliel'avranno fatta giusto vedere, gli avranno detto ehi, questa è una papaya, e lui è interessante, quindi tutto questo per dire che è rimasto più o meno, ah no, sono 5 prodotti, non 4, non so neanche più contare, comunque è rimasto più o meno uguale al vecchio balsamo. Io mi ci sono trovata bene lo stesso, nello stesso modo. Poi un altro prodotto che ho finito è questo anticellulite della Geomar gel freddo drenante. Dovete sapere che non sono una grande fan degli anticellulite, nella speranza che compiano un miracolo. Però in quei giorni di gran caldo, all'inizio di agosto e anche negli ultimi giorni di agosto, se non avessi avuto una fornitura di gel anticellulite effetto freddo, questo e altri due, di altre due marche, di cui vi parlerò quando li finirò, io sarei morta. Se non avessi avuto questi, davvero mi sarei buttata di testa dalla finestra, perché io soffro il caldo in una maniera bruttissima, cioè sto proprio male. E con questi prodotti sono riuscita a crearmi degli angolini di freschezza, perché questo e vabbè, adesso vi parlo di questo, non mi interessa se toglie la cellulite, però ha davvero un effetto fresco sulle gambe. Io lo mettevo sulle gambe e anche sul braccio, dalla spalla al gomito. Che bella spiegazione. E danno loro me, cioè applicati così a secco, diciamo, secondo me non fanno niente, ma applicati o sulla pelle umida, o meglio ancora sulla pelle umida ben massaggiati e poi vaporizzati con l'acqua termale, sono davvero efficaci, danno davvero la sensazione di freddo e alcune volte, in alcuni casi, anche di gelo proprio. Quindi questo si compra al supermercato, io l'ho pagato tipo 9 euro, e da questo punto di vista, dal punto di vista del freddo, è molto efficace. Io ne ho un barattolo, cioè un tubo, anche in ufficio, perché io in ufficio non ho l'aria condizionata, e ci sono stati giorni tra luglio e agosto davvero da morire, perché c'erano tra l'altro i lavori nel cortile interno del condominio, quindi non potevamo neanche aprire le finestre. Immaginatevi un po' quanti gradi ci saranno stati, e quindi ogni tanto durante il lavoro io andavo in bagno, mi spalmavo di gel freddo, e così sono riuscita a sopravvivere. Quindi anche con questo mi sono trovata benissimo, e sicuramente la prossima estate lo ricomprerò. Poi
Specificatamente arriviamo ai prodotti solari, ho usato e terminato questi due. Allora, devo dire che questo è in realtà, ce n'è ancora un goccino, ma ormai l'estate è finita. L'ha utilizzato quasi tutto Andrea, io l'ho usato per un paio di giorni. E Andrea è anche più chiaro di me, se possibile, odia le creme, cioè gli fanno proprio schifo. È per questo che gli ho dato questo, che è il solare della Soltan che ho acquistato da Boots a Londra e che è, qui dicono che è dry touch, ovvero che non dovrebbe dare l'effetto unto. Ed effettivamente è vero, perché ovviamente al primo posto contiene alcol, cioè ovviamente per fare un certo effetto bisogna anche rassegnarsi ad avere determinati ingredienti, insomma i miracoli ancora non esistono. Però per lui che non fa particolarmente caso, anzi non gliene frega proprio niente di quello che contengono i cosmetici, questo è andato benissimo. Si asciuga davvero velocemente. È efficace perché lui non si è scottato e spesso, cioè ormai dopo 8 anni di vacanze insieme, e non è che siamo andati al mare tantissimo, però lui si scotta sempre. Con questo non si è scottato. E per di più riuscivo a farglielo mettere perché non era unto assolutamente e quindi si era assegnato a mettere la protezione tutti i giorni. Io l'ho utilizzato, come vi dicevo, un paio di giorni per vedere se effettivamente era più, diciamo, cosmeticamente piacevole di questo che stavo usando io. E devo dire che fa quello che promette, ovvero cioè mantiene le promesse. È davvero leggero e una volta applicato quasi non si sente. Non è come una crema normale. Ovviamente, come vi dicevo, gli ingredienti non è che sono proprio un granché, però dipende anche da cosa vogliamo noi da un cosmetico. Quindi questo è finito e devo dire che ci ha soddisfatto molto. Io invece per me ho utilizzato tutti i giorni questo latte solare protezione 50 dell'Equilibra. Ho sentito dei pareri molto discordanti a proposito di questo prodotto. C'è chi si è trovato bene, c'è chi si è trovato male. Io devo dire che mi ci sono trovata bene. Allora, l'unica cosa che mi sento però di dire che qui dice che senza profumo, forse vuol dire senza profumo aggiunto perché in realtà il profumo ce l'ha. Aiuto, c'era un residuino, me lo sono sparato addosso, vabbè, fa niente, è crema, fa bene. È un profumo molto erbaceo che rimane anche sui vestiti. Io avevo un vestito lungo, oh, ecco qua dove è andato il residuino sui capelli, porco cane, va bene. Io lo mettevo questo solare e poi dopo mi filavo il vestito, aspettavo ovviamente che asciugasse, ma non è una cosa immediata, e questo vestito aveva sempre questo profumo di questo solare. Però su di me ha fatto il suo lavoro, non mi sono scottata. A volte mi capita quando, vabbè, io non vado al mare spesso e non andavo al mare da tanti anni, però mi capitava spesso di avere eritema in questa zona, proprio qui, perché non lo so. È una parte delicata, non ne ho idea. Anche mettendo più crema, stando attenta, mi è capitato spesso di avere eritemi, invece con questo prodotto non è successo. Ovviamente io non mi espongo particolarmente al sole, ovvero sto quasi tutto il tempo sotto l'ombrellone, mi espongo quando vado a fare il bagno e magari sto un po' al sole dopo il bagno per asciugarmi, però non sono di certo una lucertola, infatti vedete che abbronzatura, si vede un po' il segno del costume. Però ecco, sono da cadavere sono diventata mozzarella, insomma, non è che mi sono abbronzata questo diavolo, perché non mi piace molto stare al sole, poi esporsi troppo al sole lo sappiamo tutti che non è che fa troppo, sto dicendo troppo, troppo a lungo e al sole magari di metà giornata non è che fa particolarmente bene. Quindi tutto questo per dire che questo prodotto a me è piaciuto. Penso che se l'anno prossimo magari non verrò attratta da qualcos'altro, se dovrò andare ancora al mare, cosa che spero di non dover fare perché non sono una grande fan del mare, magari lo ricomprerò. E questo è tutto, basta, non ho altri prodotti finiti, li rimetto via così poi li butto. Spero di esservi stata utile e alla prossima. Ciao ciao!